La società perfetta non esiste, l'unica definizione di società perfetta è la società che non crede di essere perfetta. Parte da questa constatazione il documentario sociologico di Erik Gandini, regista orobico naturalizzato svedese, che dopo il successo di Videocracy torna nelle sale col suo nuovo lavoro, La teoria svedese dell'amore, una riflessione sul modello di società basato sull'indipendenza dell'individuo e sulla sua autosufficienza. Si può vivere senza gli altri, come non si è mai potuto fare prima. La Svezia è l'esempio più forte, però sicuramente essendo un paese, forse il paese più moderno del mondo, ci dà un'idea di in che direzione stiamo andando. Nell'inverno del 72, un gruppo di politici ebbe una visione rivoluzionaria del futuro. Era giunto il momento di liberare le donne dagli uomini, gli anziani dai figli, gli adolescenti dai genitori. Venne scritto un manifesto, La famiglia del futuro. Come esseri umani siamo condizionatissimi dalla società che ci sta intorno, e la cosa che mi è interessato, insomma, nella quale mi si è tratto di scavare, è stata proprio questa idea che è così dominante in Svezia, ma non solo in Svezia, che è l'idea dell'autonomia dell'individuo, dell'ossessione per l'autosufficienza, che è un'idea che potrebbe funzionare benissimo, però anche delle ombre molto scure, di cui si parla poco, soprattutto perché la Svezia è questo paese che nell'immaginario è la perfezione, e il film racconta un'altra faccia della realtà. Un ritorno a casa per Gandini, ancora più lieto visto il successo di pubblico dell'anteprima nazionale del film, distribuito dalla Bottanta e proiettato da domenica per alcuni giorni ancora all'Auditorium di Piazza della Libertà. Ce l'hai com'essa?